nazioni sono uscite a bene, che tornano ad avere una chance grazie a George Hackett. Thank you.
per porto degli aspetti a Jobs Act per sapere l'indipendenza. Non è uno scandalo se mi metto nelle panni di questa signora, è assurdo che mi vengono andata via non per motivi legati al suo lavoro, per il fatto che dovessi riuscire a contrattualizzare. Il problema è fare un contratto che sia in linea con Jobs Act. Perché non lo fanno? In questo caso questo non glielo so dire, sinceramente non glielo so dire, Jobs Act è nato non c'è certo si impegna a parlare con il capogruppo Zeller? Assolutamente sì, lo farò già domattina. Vabbè, speriamo che dice il ministro Olivero riesca a mettere una buona prova per chi stima. Ma di tutta questa vicenda, che c'è un gruppo parlamentare che appoggia il governo e usa il Jobs Act per licenziare una lavoratrice, cosa ne pensa il ministro del lavoro? Un giorno un ministro, ma pochi mesi dalla sua approvazione, ma secondo me il Jobs Act che beneficio ha portato a fuori dei lavoratori? Ci sono un po' più di un milione. Il Jobs Act per come fatto non può essere assolutamente considerato un pretesto per licenziare nessuno. Non è buona vergogna che proprio dei politici che hanno votato Jobs Act anziché applicarlo si aggregano. No, io credo che lo debbano applicare, le regole vanno rispettate, vanno prima di tutto per i senatori, naturalmente. Le regole del ministro del lavoro, le regole vanno rispettate. Gran paese, e tu come hai visto, cavalli in realtà.